partecipato anch'io organizzando insieme ad altri ragazzi il programma della cogestione. E le cose come sono andate? In pratica, noi abbiamo iniziato da novembre a stendere un progetto di quello che era appunto la cogestione e avevamo quindi tutta la lista dei corsi, tutto quello che avevamo già in programma, cioè tutto proprio chi c'era lì a organizzare, chi teneva un po' sotto controllo, quindi tutto ben organizzato, insomma. Quello che è accaduto in brevi parole è che al consiglio d'istituto, con preside e tutti gli insegnanti, non c'è stato approvato il programma per motivi di responsabilità e cose varie. Sono stata al consiglio d'istituto e boh, sinceramente sono rimasta un po' delusa. Pensavo che ci avrebbero almeno guardato, almeno non ci avrebbero gridato addosso. Ci hanno lasciato davvero poco spazio per parlare. Non ci hanno considerati? Non ci hanno proprio considerati e cioè non avevano rispetto. Questa è stata una roba brutta. C'è anche da vedere da parte di uno studente, perché siamo comunque studenti, è brutto vedere che persone più grandi non riescono a darti un minimo di rispetto, giusto l'ascoltare e basta. Le firme totali sono state 789 firme su circa 1100 studenti che erano presenti, quindi molti erano d'accordo, molti ci credevano come ci credevano noi e loro non ci hanno approvato. Questi corsi sarebbero stati tenuti dai ragazzi o dai professori in primis, nel senso che io studente che so fare una cosa meglio, cioè che sono bravo a fare una certa cosa, la faccio insegnandola a qualcun altro. E questo è un po' il discorso dell'autoformazione, diciamo, che era una cosa per noi fondamentale in questa cogestione, nel senso che era un po' la base di tutto, era la base del nostro interesse. I giovani sono il futuro, in verità, cioè non siamo il futuro, siamo il presente, vogliamo agire ora.